cameriere per finire. Abbiamo cominciato così da 15 litri. Andando avanti, facendo mercati e consegni e conoscendo le persone, ci siamo cresciuti la vendita. Fino adesso siamo a 150 litri, diciamo. Il nome del progetto è da tanto che ci pensiamo come dovrebbe essere. Però poi abbiamo deciso, a un certo punto abbiamo deciso di chiamare il progetto Yogurt Barikama, perché Barikama vuole dire in Bambara resistente. Quindi resistente non è per la forza, ma è vuole dire è resiste perché andrà avanti. Vuole dire quello. Oltre a questo, sul progetto, positivo è che possiamo aiutare altri tanti amici africani che non hanno un lavoro a Roma, non possono manco conoscere la città, non parlano italiano. Il progetto a me mi ha creato una rete, sia a comunicare con le persone che non li conosco. Oltre a questo, quando ho cominciato il progetto, prima di arrivare a questo momento, io non avevo un lavoro. Mentre sto facendo il progetto, ho conosciuto uno che è un cuoco che mi ha preso a lavorare, quindi mi ha fatto contratto e sto lavorando con lui adesso. Fino adesso siamo a 150 litri, diciamo. Ancora vogliamo crescere, però ancora non ce l'abbiamo la possibilità di crescere molto, perché dobbiamo avere altri tanti clienti per crescere. La crescita ci vuole pazienza, però ci stiamo provando, vediamo come va.